Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, come vi avevo promesso, siamo di nuovo al format delle domande. Come funziona il format delle domande della Formula 1? Io pubblico un post sulla community quando voglio ricevere le vostre domande. Voi sotto questo post, commentando, mi fate le vostre domande e io vi rispondo poi in un video. L'abbiamo fatto già, quando è? 2 settimane fa? O la settimana scorsa, non mi ricordo. Vedremo se sarà un appuntamento gradito. La prima puntata è andata bene. Lo porteremo ogni settimana, perché secondo me è bello parlare di Formula 1 e magari voi avete tante curiosità sulla Formula 1 e su di me e me le potete riproporre in questo format. Quindi faremo anche la settimana prossima e vedremo un po' se continuarlo e inserirlo nel palinsesto il giovedì fisso. Dipende da voi, ragazzi. Come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram ufficiale. Supercorris 84 per le news in anteprime, sondaggio con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali. C'è il canale Viola Supercorris Gamer, c'è la mia raccolta fondi. Supercorris and Friends, vi ringrazio perché state donando. Ogni soldo che arriverà al link di PayPal verrà devoluto in beneficenza. A giugno non abbiamo fatto la donazione, abbiamo raccolto 150 euro. Voglio cercare di far lievitare un po' questa cifra per fare una bella donazione a fine luglio a questo punto. E ringraziarvi tutti con dei post con scritto nome e cognome di chi ha donato. È una causa importante, ragazzi, mi raccomando. Partiamo con le domande. Allora, Eleonora ci chiede: innanzitutto, vabbè, grazie a essere sul pezzo. La mia domanda è: secondo te ci sono possibilità di Ricciardo di tornare a guidare una Formula 1 già in questa stagione al posto di De Vries in Alfa Tauri o addirittura di Perez in Red Bull? Come vedi il futuro di Sauber dopo l'uscita di Alfa? E prima che arrivi Audi. Allora, ragazzi, parliamo subito. Ricciardo ha delle possibilità di tornare in pista, sì, perché sostanzialmente stiamo monitorando la situazione. Più grave è quella di De Vries, perché De Vries sta veramente deludendo. Vedendo anche le dichiarazioni di Helmut Marko, che si dice pentito di aver scelto De Vries per farlo diventare titolare in Alfa Tauri. Potrebbe esserci un avvicendamento con Ricciardo, che probabilmente con l'esperienza e un pizzico di velocità in più può fare risultati migliori. Al posto di Perez è anche possibile, ma dovrebbe succedere veramente un cataclisma, perché Perez perde il posto ed è difficile. Perché poi Ricciardo comunque è una scommessa. Perez i suoi risultati, anche se altalenanti, te li porta. Futuro di Sauber, niente, saranno 2 anni difficili, perché perde anche l'appoggio appunto di Ferrari. E poi chiaramente mi aspetto che vada migliorando quando arriva Audi, ma ci vorrà tempo. Non è che Audi esordisce nel 2026 e vince il mondiale. Ci vorranno anni per Audi per diventare competitiva. Secondo te Albon avrà la possibilità in futuro, quando Hamilton se ne va, di andare in Mercedes? Sei sempre sul pezzo, grazie per i video. No, secondo me no, perché Mercedes prova a prendere un profilo ancora più di alto livello. Mercedes ci ha sempre fatto vedere che, a parte Bottas e Hamilton, alle volte preferisce avere due piloti forti. Era così con Rosberg e Schumacher, anche se Schumi poi non diede tutto quello che poteva dare. Fu così con Hamilton e Rosberg. Anche adesso il fatto di avere Russell e Hamilton è importante, perché hai due piloti comunque top che ti possono portare risultati. Secondo me Albon potrebbe tornare utile soltanto se tu non riesci a ingaggiare un altro pilota top. Io penso che Mercedes valuti Leclerc, valuti Norris, che sono piloti sicuramente eccezionali. Albon, sì, potrebbe anche tornare utile, però sarebbe una seconda scelta, sicuramente. Ciao Corrado, la domanda è la seguente: secondo te la qualità dei piloti odierni si sta abbassando? Può essere riconnessa alla popolarità dei social o comunque all'avvicinamento di molte persone e soldi che pretendono uno spettacolo lontano da quello che dovrebbe essere effettivamente la Formula 1? Ma non è che il livello attuale non è basso, abbiamo avuto livelli ancora più bassi, però certamente non è un livello paragonabile a quello degli anni 80, dove in pista ti ritrovavi nello stesso momento Senna, Lauda, Mansell, Piquet, Prost, Rosberg, cioè gente mostruosa. Quindi il livello sicuramente non è a quel punto. Probabilmente anche negli anni 2000, con Alonso, Hamilton, Button, Vettel, nello stesso momento in griglia, se aveva un livello lievemente più alto. Certamente è un buon livello quello della Formula 1 attuale, umiliato dalla presenza di un dominatore troppo netto, perché se andiamo a valutare, ragazzi, alla fin fine ci sono Alonso, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris, c'è un livello alto. Il problema è che non si riesce a esprimere per un dominio assurdo che non si riesce a bloccare, anzi si incentiva. La popolarità della Formula 1 sale perché con i social è più facile adesso, con le serie TV Drive to Survive, aumentare
il seguito della Formula 1, però che questo si traduca in una soddisfazione di chi guarda la Formula 1, no. Secondo me il 90% delle persone che segue la Formula 1 è molto frustrata da quello che sta vedendo in pista, quindi. E in più è uno spettacolo orchestrato da Liberty Media che da buon americano pensa a dover gestire tutto lei e quindi i risultati secondo me sono molto falsati. Ciao Corrado, vorrei domandarti, le nuove gomme che debutteranno a Silverstone potrebbero essere un game changer? Come ha detto Vassero, non cambieranno le prestazioni dei team? Secondo me non cambieranno le prestazioni dei team. Perché, come ha detto Mario Isola, l'abbiamo visto ieri nelle news, saranno gomme che andranno a cambiare zero le prestazioni, saranno semplicemente più resistenti. Sì. Team come la Ferrari potrebbe avere un piccolo vantaggio, gomme più resistenti, ma io penso che lui abbia parlato più che altro di resistenza in curva. Quindi, se le gomme vecchie in curva, magari sollecitate troppo, potevano anche esplodere, avere problemi, le gomme nuove no. Quindi, non penso ci sia tutto questa differenza. L'ha detto proprio Mario Isola, non l'ho detto io. Super, secondo te rimettere ricambi limitati durante il mondiale senza dare un numero preciso di pezzi a ogni squadra potrebbe aiutare lo spettacolo? Magari ad esempio molti depotenziano il motore in qualifica in gara perché sanno che deve durare tanti Gran Premi. Sì, me l'ho sempre detto. La Formula 1 che era quella con tutto libero, motori liberi, cambi liberi, era una Formula 1 molto più divertente perché come dici tu nessuno doveva gestire nulla e ti potevi permettere di avere sempre il top delle prestazioni. Non a caso, addirittura in qualifica si facevano motori negli anni 2000 appositi per la qualifica, motori solo da qualifica. Purtroppo il fatto di aver limitato tutto ha reso la Formula 1 come se dovessimo vedere, che ne so, le macchine stradali. Quindi tu con un motore ci devi fare 10 gare. Non è così, perché poi tanto tu dici, ma si è risparmiato. No, perché si è dovuto andare a acquistare materiali molto più resistenti che costano il triplo dei materiali normali. E quindi, secondo me, non si è assolutamente abbassati i costi. Anzi, siamo sempre là. Posso capire mettere un limite, dice allora, ogni gara c'hai un motore solo. Quello sarebbe stato giusto, ma siamo in Formula 1, non è che stiamo nel WEC, nelle categorie dove tu con un motore ci devi fare 20 gare. Assurdo. Secondo me si potrebbe avere più spettacolo, sì. Ciao Corrado, secondo te in ottica futura, con l'avvento dell'elettrico sempre più diffuso, la Formula 1 come la vedi diventerà una sorta di Formula E o manterrà i motori termici? No, io penso che la Formula 1 cercherà di mantenere sempre i motori termici, perché non sarebbe più la Formula 1. Certamente l'elettrico diventerà sempre più preponderante, abbiamo visto già nel 2026 le polemiche perché ci sarà una componente elettrica molto più forte di quella a combustione. Però se fai diventare il motore completamente elettrico, uccidi la Formula 1 perché sostanzialmente diventa la Formula E. Non ci sono più le marce, che è una cosa fondamentale per i piloti, mettere le marce, là si gioca tanto e molti sono più bravi di altri. Cioè, snatureresti tutto. Io penso che la Formula 1 cercherà di azzerare le emissioni come propone dal 2030, ma di mantenere sempre il motore a combustione, perché se no lo spettacolo sarebbe davvero depotenziante. Innanzitutto grazie per i tuoi video, sempre al top. La mia domanda è sempre, secondo te, Ferrari potrà tornare a lottare per un mondiale? Chi potrebbe essere il pilota giusto per riportarla sul tetto del mondo? Allora ragazzi, sì, ma Ferrari prima o poi tornerà a lottare per un mondiale perché è la storia che ce lo impone. Bisogna capire quando avrà bisogno di farlo, perché ad oggi è evidente che Ferrari non ha bisogno di lottare per un mondiale, ragazzi, parliamoci chiaramente. Io credo che tornerà, non ti so dire quando, attualmente lo vedo come un sogno lontano. Piloti, raga, il pilota è un dettaglio. Pilota, tu prendi quello migliore di quel momento, ti può far vincere. Sarebbe Verstappen il pilota ideale in questo momento, però ci potrebbero essere scommesse anche come Norris che potrebbero sbocciare. E in più, non dimentichiamoci di Leclerc. Speriamo che Ferrari possa dare finalmente una macchina completa a Leclerc e vediamo se può lottare per un mondiale. Però parlare di piloti per un futuro dove si lotterà veramente fra tanto tempo è difficile. Ciao Corris, quale pista vorresti vedere in calendario di Formula 1? Personalmente Sepang. Ma sì, ma Sepang, ma Nürburgring, queste sono le piste più belle. Magny-Cours. Sono piste eccezionali che stanno fuori. Anche Hockenheim, per quanto a me piaccia più il Nürburgring, è una pista che merita. Quindi sono tante le piste. Pure il Paul Ricard a me piaceva comunque come pista, anche se preferisco Magny-Cours. Ce ne sono tante, ragazzi, di piste che vorrei rivedere nel calendario. Qual è il videogioco di Formula 1 a cui ti senti più legato? Formula 1 2013 per te, scomparsa del maggiore dei miei cugini, proprio per alleviare la mia grandissima sofferenza, causi quel lutto, per questa ragione, oltre per le qualità del gioco, mi sento tuttora molto legato adesso. Probabilmente ti dico
Vabbè, il discorso per me è che io sono legato anche ai vecchi giochi di Formula 1 degli anni 90. Ti dico, quello che mi ha lasciato, i due giochi che mi hanno scioccato di più nella storia sono stati Nigel Mansell World Championship del 93, gioco stupendo su Super Nintendo che mi fece veramente innamorare ancora di più dei giochi racing game, e Formula 1 95 per PlayStation 1. Quello fu veramente il salto generazionale più incredibile che abbiamo avuto in Formula 1. Dopo di quello, sì, ci sono stati salti importanti generazionali, ma Formula 1 1995 portò i giochi bidimensionali del Super Nintendo ad essere qualcosa di pazzesco. Telecronaca di Andrea De Adamich, inquadrature intercambiabili, grafica 3D. Probabilmente è stato quello che mi ha lasciato più scioccato e mi ha fatto innamorare di più. Ciao Corrado, ti faccio due domande che si completano. Fossi in Ferrari, come ti comporteresti con i piloti del futuro? Col fatto che Sainz e Leclerc sono molto diversi per caratteristiche in pista, ma comunque entrambi molto validi. Terresti entrambi e quindi allo stesso tempo farei una macchina neutra per tutte e due, ma allo stesso tempo non esalta le caratteristiche dei piloti. Tu citi spesso Leclerc insieme, ma Norris verrebbe a affiancare Leclerc allo stesso tempo. Leclerc accetterebbe un grande pilota come Norris, rischiando anche la. Che lo batte in pista. Allora, mo ti spiego subito. Io innanzitutto il problema di Sainz e Leclerc è a monte. Perché nel 2021 è stato preso Sainz? Non doveva essere così. Tu avevi Leclerc, avevi un pilota su cui puntavi. Non aveva senso prendere Sainz direttamente. Quindi Ferrari là fa l'errore. Ora è chiaro che tra i due io non ti dico cosa sceglierei, per ora andrei avanti con entrambi e vedrei gli sviluppi 2025-26 in ambito Norris, che è l'unico pilota secondo me che vale la pena mettere in Ferrari, a prescindere da quello che pensa Leclerc. Se vuoi rimanere in Ferrari ti becchi Norris. Come Schumacher si beccò Massa, che era il fenomeno emergente, come Massa si beccò Raikkonen, ti becchi il pilota così, non puoi fare nulla, non decidi tu. E il discorso è, attualmente purtroppo i piloti sono molto diversi e se fai la macchina per uno, quell'altro non riesce a guidare. Quindi è un errore che ha fatto Ferrari a monte nel 2021. Fare la macchina neutra? Fare la macchina neutra è impossibile perché comunque scontenteresti tutte e due. Fai la macchina come hai fatto in questi anni e chi si trova meglio va meglio. Purtroppo questo è il discorso. E vai avanti così ancora per il 2024. Nel 2025 valuti. Fine 2024, se hai l'occasione di prendere un Norris, io lo prenderei senza pensarci due volte. Secondo te, Corrà un giorno Leclerc batterà Verstappen, mettendo conto ovviamente che dovrà perlomeno possedere una macchina alla pari. Riusciremo a vedere un duello con i due piloti che devono essere in lotta ogni gara? E quindi veri protagonisti di questa Formula 1? A parità di macchina pensi che ormai Verstappen sia imbattibile, Leclerc non lo sovrasterà più. Allora ti dico, Leclerc e Verstappen è come Schumacher-Senna, il duello che tutti vogliono vedere. Perché sono i due piloti della generazione. Il problema è che Leclerc ha perso tantissima fiducia, quindi anche a parità di macchina con un eventuale Verstappen in questo stato di forma sarebbe difficile batterlo perché comunque Verstappen attualmente è convinto di se stesso, sbaglia poco. E c'ha più sicurezza nei propri mezzi. Quindi questo è quello che potrebbe limitare Leclerc in una battaglia. Se avesse la macchina all'altezza, Leclerc lotterebbe per il mondiale fino alla fine. Però probabilmente non lo vincerebbe ora come ora. Dovrebbe avere una macchina superiore. Allora potrei vedere un Leclerc probabilmente vincere un mondiale. Perché ad oggi Verstappen è più completo, l'abbiamo visto, soprattutto sull'acqua, sul bagnato e sulla gestione gomme e strategie. Secondo te quali sono le differenze e le similitudini tra il dominio Hamilton e il dominio Verstappen? Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti e risponderò una volta sola. Il dominio Hamilton è un dominio aizzato direttamente da FIA all'epoca, da Bernie Ecclestone che l'ha ampiamente detto, che voleva vedere un pilota inglese vincere. È un dominio che è andato ben oltre le possibilità di Hamilton, perché Hamilton non aveva le caratteristiche di pilota da 7 titoli mondiali. Non a caso perde con Rosberg, non a caso gli affiancano Bottas, che è un pilota scarso, lo stiamo vedendo ora quanto sia scarso Bottas. E in quel momento facevo il fenomeno. Verstappen è un pilota, secondo me, più forte e più pronto per vincere, che è stato aizzato da bambino a essere un robot, una macchina da guerra. Certamente il dominio Mercedes è arrivato all'improvviso, è stato fragoroso. Red Bull ha avuto un avvicinamento un po' più particolare a questo dominio, un po' più giustificato, ma non è giustificabile il salto di qualità che ha fatto quest'anno, perché è inspiegabile. Guadagnare così tanto tempo sui tuoi avversari significa che tu qualcosa dietro l'hai fatto, ecco la differenza.
Leclerc riuscirà effettivamente a vincere un titolo mondiale prima del ritiro? C'è il rischio che non lo faccia, perché Leclerc, se rimane in Ferrari, magari non vince. Se cambia team, come fece Alesi, pensando di trovare l'America, magari non lo vinci, perché l'unico team che ti garantisce un mondiale in questo momento è Red Bull. Rischia di non vincerlo il mondiale. Per te ci poteva essere uno, ci poteva essere o può essere un pilota che con la stessa carriera di Schumacher riuscì a vincere più? No. Schumacher avrebbe potuto anche vincere di più, è stato molto sfortunato e ha fatto degli errori gravi, perché nel 97 il mondiale era fatto e l'ha perso lui, nel 98 Coulthard ci ha fregati, nel 99 se non si rompeva la gamba il mondiale era suo, nel 2006 se non si rompeva il motore a Suzuka vinceva il mondiale, quindi Schumacher è stato molto sfortunato. Che prospettive ci sono, se ci sono, per Schumi Junior in Formula 1? Prospettive negative, perché comunque Schumi Junior in Formula 1 può tornare solo in team di basso livello. Nessuno darà una macchina top a Schumi Junior, a meno che Mercedes, vedendolo nei test, si convince di sostituire Hamilton in futuro con lui, ma la vedo difficile. Corra, pensi che si potrà... cosa pensi che potrà andare... Allora, come pensi che potrà andare Ferrari nei prossimi GP? Ma raga, ve lo dirò nella prediction di oggi, Silverstone, e poi io mi aspetto una Ferrari molto altalenante nei risultati, perché effettivamente... con le piste più calde dovrebbero tornare tutti i difetti della macchina. Schumacher o Senna? Non ti posso rispondere. Io penso che Schumacher era superiore a Senna perché miglior collaudatore e probabilmente nell'ottica di una gara era miglior gestore macchina. È chiaro che Senna era superiore sul giro secco, molto superiore a Schumacher. E in certe condizioni Senna era imbattibile. Nella totalità penso che Schumi sia un po' più completo di Senna, per quanto erano due campioni che quasi si equivalevano. Pensi che Ferrari in futuro possa prendere Norris? No, nel 2024 non lo prende sicuro, perché c'è Sainz e Leclerc, quindi lascia perdere completamente. Il 2025 sì, ma devi comunque pagare una clausola a McLaren, perché lui c'ha il contratto per tutto il 2025 e lo devi strapagare. Norris adesso prende 22 milioni di euro l'anno. Potrebbe essere. Riuscirà Williams a tornare un top team? No, non riuscirà, perché vedi che non ci riesce McLaren, che ha molti più soldi di Williams, ha una produzione di auto che gli permette di avere un budget diverso e comunque ha sponsor molto più grandi. Figuriamoci la Williams. La Williams purtroppo rimarrà un team che può crescere un po', ma è comunque complicato. Se avessi la possibilità di scegliere due piloti per la rossa 2024, esclusi Sainz e Leclerc, chi sceglieresti e chi sarebbe il pilota numero 1 e il pilota numero 2? Sceglierei... attualmente sceglierei Norris primo pilota, Albon o Gasly secondo pilota. Questi sono i piloti che mi piacciono a me in questo momento. Quindi farei un Norris primo pilota, certo. E un Gasly, magari un Albon secondo pilota, secondo me sono i secondi piloti ideali, escluso Leclerc e Sainz. Ciao Corrà, allora potresti dire la diversità del dominio Red Bull? Ho risposto. Ciao, cosa pensi del Mondiale 99? Il Mondiale 99 è uno dei mondiali che mi ha entusiasmato di più, perché è il classico mondiale, ragazzi, che ti dimostra come il perdente designato può anche vincere. È stata un po' una metafora della vita. Irvine, pilota scarso, pilota che nessuno calcolava all'altezza. La vittima sacrificale di Schumacher, quello che ti diceva no, ma io non posso mai vincere, perché pure se sto davanti e Schumacher sta dietro lo devo far passare per contratto. Il pilota guascone che non si interessava più di tanto alla Formula 1 si ritrova a lottare per un mondiale in un momento che si fa male Schumi nel 99 e tutti pensavamo che il mondiale in Ferrari sarebbe andato via. Ed invece Irvine, anche grazie agli aiuti, perché lo aiuta Salo, lo aiuta Schumacher quando torna, si tiene a galla e arriva all'ultima gara in testa alla classifica. Perderà quel mondiale per soli due punti. È stata una favola bellissima, avrebbe meritato un lieto fine, per appunto la metafora di vita di vedere un perdente designato che vince. Sarebbe stato forse brutto, perché comunque tutti noi volevamo vedere Schumacher riportare il titolo a Maranello dopo 20 anni, e forse Irvine, che se ne era, poi se ne sarebbe pure andato, non sarebbe stato il meglio. Però c'è da dire, ragazzi, sì, che secondo me è stato uno dei mondiali più belli che abbia mai visto. Oh, spero vi sia piaciuta questa nuova puntata. Fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo ai prossimi video.